Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutte. 20 e 31, 25 maggio 2022, rigorosamente in diretta per la puntata numero 32 del Blu di Famiglia. E partiamo insieme per questo grande appuntamento. Ciao Marco, buonasera, ben ritrovato. Ciao Fabrizio, ciao a tutti, ben ritrovati a tutti e buona serata. Buona serata, sappiamo che siete già lì, belli pronti, belle, pronte per una serata che vuole, come dire... Eh, no, sai che non mi vengono neanche le parole perché è stato talmente un bel weekend con tante emozioni, tante cose che ancora non ci sembra che sia, che sia finito. Siamo ancora dentro questo, eh, questo raduno che è stato davvero qualcosa che è andato ben oltre le aspettative. È giusta questa, questa sensazione che, che provo, Marco? Tu come l'hai vissuta, sì, la stai vivendo? Guarda. Io userei proprio la parola celebrare perché è, stata, è stato un weekend, insomma, al di sopra delle aspettative, che si sa tutte le volte che alla fine sarà un successo, ma è un po' una frase fatta, perché poi il successo lo deve essere veramente, deve andare tutto bene, le persone devono essere contente e noi in primis ci dobbiamo divertire, quindi messi a posto tutte le cose partiamo con i divertimenti e devo dire che questo weekend per me è stato veramente così, dico subito per noi, anche per mio papà e, e tutti quelli che ci hanno aiutato, insomma è stato veramente ricco, ricco, ricco di emozioni e quindi siamo pronti a parlarne con un po' con la rilassatezza, insomma, che c'è del dopo evento e grazie a tutti quelli che ci seguiranno questa sera, che hanno piacere di ricondividere con noi le emozioni di questo weekend. È stata veramente una, una giornata quella di domenica, eh, incredibile. Forse anche il fatto di averla rimandata, non ovviamente per, per volontà, ma insomma per, per tutto quello che eh, abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, però devo dire che forse anche il fatto di ritrovarsi, di rivedersi. Eh, anche questo eh, ha aiutato a creare un, un clima davvero, davvero incredibile e mi fa molto piacere eh, perché questa sera, eh, lo diciamo subito, vediamo proprio il tempo di collegarvi perché sono passati solamente 3 minuti e 45 in questo istante, vedo che state eh, arrivando davvero tutti alla grande, mi fa molto molto piacere. Dicevo che mh, è andato ben oltre quello che, che era il, il discorso di aspettativa perché la giornata, L'organizzazione della giornata, la temperatura, anche meteo della giornata, tutto veramente ha contribuito a, a, questa, a questa bella edizione del, del raduno. Poi mettiamoci il Giro d'Italia con la partenza al chilometro zero, la sosta al castello di Allié, il giro. Che veramente abbiamo cercato di documentare in, in tante angolazioni in tanti passaggi poi soprattutto cercando per ognuno e ognuna di voi di immortalarvi di eh, di lasciare anche un ricordo tangibile marco di, eh, di quello che è stato fatto e non è finita qui perché ci sono i video questa sera c'è un bellissimo video di oltre 30 minuti che adesso ci godremo e commenteremo insieme ma poi marco ci sono anche Tante foto, so che anche quello sarà un lavoro di scelta, eh, sì. non da poco, ma ne parliamo un attimo prima di, di partire con il video. Di salutare gli amici, voi intanto continuate a scriverci perché adesso arriviamo anche con i saluti. Perché so che in queste ultime ore ti hanno chiesto: ci sono i video, ma ci sono anche le foto? Domanda: Beh, sulle foto ci dobbiamo lavorare un attimo, soprattutto fare una selezione perché fortunatamente. Ne abbiamo veramente tante, ci saranno, ma diciamo già da subito che nella sezione gallery del sito faremo una prima slideshow dedicata esclusivamente al Raduno. Datici insomma il tempo di selezionarlo perché sono più di duemila, quindi non possiamo metterle tutte. Perché non ci sarebbero, però sarà sicuramente la sezione gallery del sito con l'intenzione di lasciarle un bel po' in modo che ognuno di voi possa attingere alla, insomma, alla sua foto preferita, ma sicuramente vorrete vedere anche quelle, tutte quelle degli altri. Quindi. Sezione gallery del sito, sicuramente. Mentre questa sera, grazie a Fabrizio, parliamo della parte video, essendo così. Riguardo a quello che dicevi tu, la voglia di incontrarsi, e lo stop, eh, diciamolo chiaramente, sono stati anni in cui siamo riusciti a collegarci, grazie a questa trasmissione nelle case delle famiglie, essendo anche stessi io e te a distanza. E incontrarsi tutti lo aspettavano da tanto tempo e diciamo prendiamolo come un buon auspicio il fatto di poter ripartire tutti assieme sempre con le dovute precauzioni ma poter organizzare senza avere problemi un incontro del genere lo stavamo aspettando tutti e penso che la grossa partecipazione al raduno di quest'anno lo abbia dimostrato e anche il parlare sempre più delle biciclette, giò ha portato diversi appassionati nuovi nel gruppo. Quindi è stato un insieme di cose, direi. Insomma, ci sono giornate che, che escono ancora meglio del meglio, eh, passatemi questo termine. E in tutto questo, naturalmente, oltre all'entusiasmo di, di Casa Joss c'è ovviamente quello di tutte le persone, di tutti gli amici, di tutte le amiche che si sono sobbarcati più o meno chilometri, qualcuno ha anche dei bei viaggi eh, in aereo intercontinentali per poter essere qui. E eh, davvero, grazie, grazie di cuore. E allora, prima di partire con il video ancora più del solito vi vogliamo salutare, mandare un grandissimo abbraccio e dirvi grazie. Io vado a leggere in ordine proprio come sono arrivati i messaggi e insieme a Marco eh, vi saluteremo, vi coinvolgeremo in questa puntata, chiediamo come sempre a tutti voi di condividere anche la nostra diretta con eh, i vostri amici perché questo è il bello di dirette come queste la condivisione davvero eh, con tutti. Allora iniziamo il più veloce questa sera è stato Giampiero Darri, ciao Giampiero Buonasera, ci dice ciao, ciao ragazzi, Gintiero, ciao. grazie, grazie, buona serata a tutti, evviva. Ecco, vedi in questo evviva. Come primo messaggio eh, con, i, con i punti esclamativi, c'è proprio quel, quella bella cosa di, di ritrovarsi, anche con una puntata come questa che sappiamo aspettavate con, con grande interesse, ve l'abbiamo promessa. Subito dopo il raduno, e così è stato. Davide Tessarolo, ciao Davide, buonasera a tutti e ben ritrovati. Grazie, grazie davvero anche a te per, per essere collegato in questa nostra serata. Eccolo qui, non manca anche Simone Colombo, in trasferta da Disneyland Paris. Un saluto a tutti e un abbraccio alla grande famiglia Giossa. Beh, Marco, il fatto di arrivare davvero in ogni dove con il blu di famiglia e sapere che da ogni parte del mondo ci possono seguire beh, devo dire che abbiamo avuto anche degli esempi tangibili e poi vi, vi racconto un piccolo aneddoto perché vedo già tra i messaggi c'è un assist per quanto mi, mi riguarda che, che voglio proprio sfruttare al pieno eh, Marco? Sì sì, eh, Simone me l'aveva detto che era a Parigi, vediamo se riesco a seguire ma sapevo che il vediamo se riesco a seguire vuol dire in qualche modo farò di seguirlo eh, L'abbiamo detto, il bello di questi mezzi è sicuramente questo, è il bello di potersi anche incontrare dal vivo, rafforza ancora di più la voglia di sentirsi a distanza, quindi direi che stiamo camminando in un solco ben scavato e insomma continuiamo con questa esperienza familiare che ci sta gratificando molto. Andiamo avanti con i saluti, Tony, eccolo qui, ciao Tony, buonasera, ciao a tutti, ciao Italia, che bel raduno, ho ancora in testa tutte le belle immagini. E devo dire anche anche Tony, è uno dei tanti amici che hanno festeggiato con noi questo appuntamento. E hai detto bene Tony, perché eh, insomma, sono passate un po' di ore dalla fine del raduno, però siamo ancora con la testa lì, anzi secondo me più passano i giorni più si riesce a, a metabolizzare esattamente che cosa è successo. Un tuo commento su questo, su questo commento di, di Tony, Marco? Sì, infatti cioè, a freddo, vabbè sì, bene, è finito. Eh. E in realtà è vero, stanno passando i giorni e mi stanno arrivando degli spunti, dei messaggi quindi veramente an ancora di più cioè, penso che sia una sorta di... Di godimento che ci porteremo avanti per un po', cioè la puntata di questa sera, a differenza di io presentiamo il prodotto, vediamo cosa possiamo fare. Per me era veramente un, una sorta di festa. Tant'è che ho cercato anche se avevo una bottiglia di aprire, ma non ce l'avevo, perché, essendo un mezzo stemio, Diamo ci sono bevuta, finito ma eh, il esatto, <ride> esatto, pensavo, è. Eh. Però, eh, sì, le, i messaggi che mi stanno arrivando, ecco, poco a poco mi rintroducono, insomma nella realtà che sicuramente può andare avanti però ecco ho bisogno anche sia io che il papà di, di goderci un po' questa settimana dopo Raduno oggi è andato via Patrick ancora l'ultimo che era rimasto e poco per volta insomma si riordinano le idee ma anche se nel gruppo amici del Raduno la domenica sera finito tutto Roberto Gamba ha già scritto ho già in mente un tracciato per l'anno prossimo ecco <ride> sì, Roberto vado, io vado a dormire pensaci <ride> poi tu e quindi, nel senso, la voglia, di, la voglia è bello e approfitto di questo per, insomma, per ringraziare ancora tutti quelli che mi hanno dato una mano, veramente indispensabile. Ancora oggi Gabriele è andato a raccogliere i cartelli che avevamo messo lungo il percorso, quindi, insomma, team assolutamente imbattibile, insomma, tanto sacrificio, ma una bella settimana ancora di festa, direi. Ed è, ed è proprio questo il successo del raduno. Permettetemi anche un ringraziamento speciale a, a Harry che a sua volta saluta noi. Però, Harry, grazie anche per la bella fotografia che abbiamo fatto insieme. Proprio, ho ricevuto la, la notifica, il tag. Um, Giusto, giusto ieri e insomma una bella immagine, vi porto anch'io un bel ricordo di quel momento grazie, grazie davvero di cuore e poi ancora avanti con i saluti Maurizio, con Angeli, buona serata e un saluto a tutti, ciao Maurizio grazie, ciao Maurizio. grazie per essere con noi, eccolo qui, il nostro Giampiero Darri e poi anche questi saluti tra gli amici che hanno partecipato al raduno ed è, ed è davvero una, una bella cosa. Poi non manca anche Samantha Profumo, buona serata e complimenti per la passione vera. Samantha, guarda, io te lo dico, spero prima o poi di vederti in sella ad una giossa, non so come, quando, dove, perché... Ma sarebbe bellissimo vederti in sella ad una joss e anche protagonista di un raduno. Le vie del Signore sono infinite. Chissà che qualche giorno possa, possa succedere anche questa cosa, però, però mi andava di, di, di dirlo perché Samantha davvero ci segue con, con grande attenzione, con, con grande passione e sarà protagonista anche eh, di, un, di un bel appuntamento endurance. In questo caso, con la 24 ore del Montello, dove pedalerà per 24 ore. Quindi è davvero in bocca al lupo a te. Maurizio, eccolo qui. Ciao Maurizio, grazie per essere con noi. Il mitico Maurizio, che ho avuto il piacere di, di conoscere a Raduno. Ciao ragazzi, grazie per i ragazzi. Vedi, io ringiovanisco di volta in volta quando, quando arrivo qui, eh, ringiovanisco. E guarda, guarda qui, guarda Marco Tonelli. Tanti saluti da Sharm, è stato un bellissimo Raduno. Abbi cure, cura delle mie. Allora, quindi. Avevamo già superato un problema che era consegnare le bici per il raduno. Adesso sono quelli che aspettavano, che non avevano urgenza, che iniziano a dire: però mi raccomando, le biciclette. Io volevo fare una settimana di vacanza, ma a quanto pare non si potrà fare. Eh, niente, tranquillo, tutto. Marco, ci pensiamo noi. Stai lì tranquillo. E sono in buone mani, non ti preoccupare. Non poteva mancare naturalmente anche grazie. Jacek che ha fatto una, una, una volata per, per essere con noi. Insomma, ci, si, ci siamo salutati quasi al, al casello autostradale, poi nell'andare nell via. Quindi, insomma, Jacek, grazie. E anche qui credo due parole perché, eh, Marco, qui ci sono non solo persone che sono venute a fare l'aduno ma ci sono dei veri e propri rapporti di amicizia che si sono consolidati anche attraverso questi appuntamenti. Sì, no, assolutamente il fatto che sia venuto così in fretta e furia in mezzo a tutti gli impegni un weekend di fuoco è stato per me un onore. È una presenza che per noi era molto importante, e quindi, insomma, sono contento che ce l'abbia fatta e sono contento anche che abbia fatto la salita tutta con quelli dietro che guardavano nello specchietto. Che e quindi, insomma, diciamo che è, stata proprio, è stato proprio bello vederlo nel gruppo di appassionati Joss e l'appassionato Joss, diciamo che è vedere. Lui in mezzo, insieme ovviamente anche a De Wolf, si è sentito in una famiglia particolare, quindi veramente grazie davvero, Jacek per essere stato con noi. Yep. Tra l'altro ti dico, sulla strada del ritorno, dopo che avevamo fatto il chilometro zero al Giro d'Italia, devo dire che Iazze che ha fatto di quei numeri, io l'ho visto, tra l'altro, eh, stavo facendo proprio delle riprese, mi sono girato con la coda dell'occhio, ho visto uno scatto sul cavalcavia, cioè stava veramente facendo, e, e, e gli ho fatto i complimenti, e lui poi, grande umiltà, dice sempre, ma sì, no, però, però insomma, de devo dire che, che la gamba è... C'è cioè, cioè assolutamente e quindi, e quindi si vedrà anche nelle, nelle immagini di questo passaggio, grande Iazze che poi guarda, ecco questo è l'assist di cui eh, parlavo prima, Daniel, ecco qui, qui, qui sappiamo che andiamo in, in terra brasiliana, sappiamo anche che il, il fuso orario e tutte queste, queste belle cose lì è pomeriggio, dice buonasera, Buonasera a tutti. Fabrizio non è un metaverso, quindi <ride> vedi che c'è già il, 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 pass il passaggio. Grande Raduno, Marco, sei grandissimo. Viva Marco e Aldo Gios. Ecco, a proposito di chilometri, di strada fatta e la voglia di esserci. Marco, eh, questa è stata un'altra bellissima dimostrazione che è arrivata dal Raduno. Certo, sì, sì. Vabbè, la distanza sempre, logicamente fa sempre effetto, perché già quando vieni dall'Olanda, dalla Germania, fai una bella strada. Ma quando vieni dal Brasile, come Daniel, vabbè, le parole si esauriscono abbastanza, nel senso che ecco, quello che porta a Torino queste persone, io dico, è una bicicletta, è qualcosa di tecnico, ma è, è dell'altro. E quindi il fatto di essere riuscita a inserire in un lavoro dell'altro è una cosa che mi rende orgoglioso, a prescindere dal, dal mezzo tecnico. E ovviamente come gratificazione mia personale, insomma, è qualcosa di... È qualcosa di veramente molto importante perché insomma, insomma mi riempie di orgoglio il pensiero che uno possa sobbarcarsi in questo viaggio per venire a fare un'esperienza del genere. Sono senza parole, davvero. Belle cose, grande, grande Daniel, mi ha fatto davvero molto, molto piacere conoscerti. Eccolo qui. Buona serata anche a Wayne, altro grande amico eh, della, della famiglia di Joss. Grande Wayne, davvero, così Ciao, come Wayne. Patrick. Eccole qui, salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo dalla Germania. Cominciamo a fare il nostro giro del mondo eh, da, da una nazione eh, all'altro e poi ritorniamo in Italia perché è una, una new entry. Sicuramente nella famiglia Joss, perché la Bici l'ha ricevuta veramente pochi giorni prima del raduno. Stiamo parlando di Daniele Manato, che ogni volta ci delizia anche del, delle, delle sue canzoni che adatta, fa i remake di, 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 di grandi hit e poi li adatta sempre in chiave Jostorino. Insomma, la simpatia di questo ragazzo è davvero contagiosa e, e ci dice: Mi ha fatto piacere conoscere gente nuova do, domenica da ogni parte del mondo la sua eh, fotografia anche con uh, Fons de Wolf, uh, insomma ho, ho tanti momenti anche di, di Daniele che, che abbiamo vissuto, quindi Daniele grazie e due parole Marco le spegniamo perché sappiamo sì. che insomma sono stati giorni belli impegnativi per potergli consegnare la bicicletta in vista del raduno. Sì sì ma soprattutto inaugurazione col botto, cioè immagino anche per lui la caterva di emozioni, bici nuova, raduno, amici, persone, clima... Particolare, quindi cosa dire più che benvenuto nella nostra famiglia. E spero che macinerai tanti chilometri e di rivederti ai prossimi raduni. E insomma, grazie per aver preso parte a questa a quest iniziativa. Così da novello, ma benissimo inserito, diciamo. Assolutamente, assolutamente. Poi guarda, qui vediamo con piacere anche Giussi. Ciao, immensa famiglia. Blu, da Gabriele Giusi, io veramente voglio salutare anche loro. Ringraziarli, mi è fatto molto piacere conoscerli. Speriamo anche in una Giusi in versione bici. Prossimamente, insomma, noi, noi l'abbiamo detto quando, quando ci siamo visti. Non lo so, anche lì le cose possono succedere. Noi ce l'auguriamo, però, insomma, grazie ragazzi, è stato proprio un piacere. Grazie anche davvero, vederci grazie per... dell'aiuto. Eh, Assolutamente, perché come diciamo, ci vediamo qui, siamo abituati a vederci qui, ma poi eh, in diretta è sempre tutta un'altra cosa. Non può mancare, l'abbiamo nominato, ah, l'abbiamo eh. già detto. Ragazzi, andiamo col video, però volevamo proprio salutarvi il primo pezzo perché una festa come quella di Joss bisogna condividerla tutti insieme. Roberto, stai tranquillo un attimo. Diciamo così perché lui ha già il percorso 2023, ma se, ma se lo solletichiamo un attimino avrà già anche quello del 2024-2025. Lui è come il Giro d'Italia, è avanti già due o tre anni rispetto a quello che poi succederà. Mi sembra di capire che. Eh, Marco, funziona così a casa di Roberto Gamba e un saluto particolare sì, siamo, a tutta la sua famiglia. Stiamo già il annunciando il Raduno 2023, ma bisogna capire poi perché sarà 76-1, 75-1. Eh, eh, adesso eh, cioè, eh, è un casino, non possiamo ancora sapere se ci sarà un anniversario nel 2023. Quindi, detto questo, sì, pensiamo sì. Ah, sì, salutiamo tutta la famiglia. Pensiamo ancora al Raduno di domenica e soprattutto diciamolo anche a un grande sabato eh, con Roberto Gamba, un pre-Raduno fantastico sulla salita della strada della Porta, nel punto esatto in cui Yates è, è scattato e quindi anche quello, diciamo che è, è stato anche il coronamento di un bellissimo raduno anche quello. Assolutamente, Roby, grazie, grazie davvero perché il tuo entusiasmo è, è, è veramente qualcosa che non lascia, non lascia indifferenti, ma chiunque, io ho visto anche del, de, dei ringraziamenti fraterni proprio a, a Roberto da parte di nuovi amici, che alcuni, alcuni anche, anche per lui è successa la cosa, no? di, di vederlo in trasmissione e poi di, di trovarlo al raduno, no? e, e allora quando ti conosci, quando dici, ah ok, cioè, allora sei veramente come ti vediamo in onda, ecco questa è una bella cosa, quindi... Allora sei vero sei vero, sei, co come ha detto sì. prima Daniel non siamo dei metaversi o degli avatar no, o qualcosa, no, siamo esattamente come, cioè, beh direi cioè che la stessa detto. cosa è successa con, con te Fabrizio perché le persone sono abituate ovviamente a vederti in questa, in questa veste però a me è piaciuto molto il fatto che tu sia stato l'incarneosa l'altro raduno non eravamo organizzati bene a livello audio e tutto per cui tu potessi presentare però per noi anche arrivare al pubblico direttamente con la tua voce anche nella fase di premiazione o al mattino è stata una cosa importante quindi ti ringrazio subito perché sei la voce ufficiale del Blue di famiglia quindi il fatto di vederti lì come grazie. presenza ha fatto sentire tutti un pochettino più a casa secondo me e io devo ringraziare davvero Aldo e Marco Gios perché l'ho detto eh, domenica lo, lo ribadisco qui grazie davvero per, per la grande fiducia e perché dovete veramente a loro due il fatto che io abbia potuto eh, collaborare eh, con, con questa importante azienda per, per realizzare quello che, che vedete ormai da 32 mesi a questa parte, un grande progetto che avrà ulteriori evoluzioni. Stiamo già lavorando in questi giorni, abbiamo già Preparato dei, dei contenuti molto molto interessanti e vi promettiamo vi stupiremo ancora. Perché abbiamo in serbo tante tantissime sorprese. Però il primo ringraziamento che mi sento di fare è proprio ad Aldo e Marco e a tutti voi che mi avete accolto davvero con, con grande affetto. E, e ricorderò questo momento. Ve l'ho detto domenica, ma voglio ribadirlo qui perché è stato qualcosa. Mh, che mi ha fatto molto molto piacere quindi vi dico davvero grazie grazie di cuore poi eh, andiamo avanti con altri messaggi eh, santo panarisi buona serata a tutti da santo e monica da montalcino quindi eh, dalla, dalla toscana in questo momento buona serata a voi buona serata a eh, gerard poi ancora eh, giampiero grande roberto gamba davide paolo e tutti gli altri ragazzi roberto poi dice mi porto eh, già avanti allora poi eh, Eccolo qui, Nicolò. Ho conosciuto lui, ho conosciuto il papà, anche qui con grande piacere. Grazie, grazie, ragazzi. È stato un altro bel momento anche, anche per il sottoscritto. Quindi, un momento bello, bello che ho avuto il piacere di vivere eh, con voi, Jean-Claude. Un saluto anche agli amici che ci seguono dal, dal Belgio, e, e quindi insomma ci ho fatto molto molto piacere. Un saluto anche eh, ad Enrico che era molto molto contento: è stata dura, però dice alla, alla fine, insomma, è, è andata bene. Grande, grande raduno. Poi ancora Alberto. Ciao Alberto, buona serata eh, anche a te. Eh, poi Giampiero finito con la lotteria, bella. Bella questa, e, e ci sì. sta. E poi eh, Roberto mi ha emozionato parlare con persone che mi hanno detto: Ma tu sei Roberto Gamba. Sì, è proprio lui, è proprio lui, Roberto Gamba quello che, che vedete anche al, al blu di famiglia. Quindi davvero. Grazie, grazie di cuore. E allora, dopo questa bella rassegna di saluti, di messaggi, di, di condivisione vera, siamo pronti. Mettetevi comodi. Lo eravate già comodi. Se avete anche le smart TV, insomma, lì belle sul divano, computer, tablet, eh, smartphone, insomma, la tecnologia vi aiuta. Adesso, noi siamo pronti per goderci passo passo. Il video che parte proprio in questo momento del Raduno 2022, il mitico Raduno Joss, e si parte ovviamente dalla sede di Corso Kant. Siamo partiti puntuali con, con questa bella, bella giornata, davvero. Ecco, abbiamo già visto nel gruppo anche Fos The Wolf. Allora, iniziamo, Marco. A commentare questi primi momenti dopo tanti giorni di attesa, perché qui davvero ci sono rappresentati. Li vediamo con maglie Brooklyn e maglie Joss, però qui davvero ci sono nazioni un po' da, da ogni dove. Marco, sì, è bellissimo. Ci pensavo ancora oggi vedere tutte queste maglie insieme e avere proprio un tratto distintivo di tutte queste maglie col tricolore delle maglie Brooklyn. Eh, insomma, vederli partire così tutti assieme, per me è sempre un'emozione, poi quello è il momento dello start, è il momento del o oh, la va o oh, la spacca, cioè adesso partiamo e vediamo come sarà questo giro. Quindi per me è sempre emozionante, io lo vivo da davanti nella macchina d'apertura, però quest'anno il gruppo era veramente numeroso, eh, ricordiamo mh, qualche unità più del centinaio, quindi diciamo che era una bella macchia blu in movimento. E questi sono i primi momenti, andatura chiaramente molto, molto tranquilla, però devo dire che questo serpentone di colori eh, sulle strade eh, della, de della provincia è veramente molto, molto bello. Allora, ricordiamo anche, Marco, per coloro che non sono potuti venire coloro che magari ci guardano non hanno una bicicletta Joss, vorrebbero avere prossimamente una bicicletta Joss e chiedono ma che giro avranno fatto, quanto era lungo, insomma eh, ricordiamo anche, anche questo passaggio che sicuramente fa bene alla storia e al racconto di questa giornata, qui vediamo il felicissimo Daniele Manato con, con la sua bicicletta, guarda poi ti lascio la parola Marco, però qui sì. ti dico è stato bellissimo perché stava tentando di cantarmi il, la, la, la nuova canzone di cui aveva fatto il remake mentre andava in in, in bici e devo dire, insomma, poi ho detto a Daniele: non ti preoccupare che, che poi lo facciamo dopo. E insomma, per dirti quanta, quanta passione c'è, Marco. Sì, allora il raduno è un giro non competitivo, classificato come pedalata ecologica e anzi chiedo scusa a quelli che erano veramente vicini alla macchina perché l'andatura va veramente controllata, perché il gruppo deve cercare il più possibile di rimanere unito e i chilometri totali sono 55, quindi direi alla portata di quasi tutti. Eh, sì, in mezzo c'era un'asperità dopo la parte del eh, Giro d'Italia che su cui qualcuno ha avuto un pochettino più di difficoltà, ma alla cima della salita c'è stato un bellissimo raggruppamento. Quindi, diciamo, assolutamente una cosa non competitiva. Anzi, dico la verità: chi viene perché magari ha voglia di fare una corsa domenica? No, ci va una certa pazienza. Perché lo spirito è quello di andare tutti insieme con queste biciclette e farsi vedere, diciamo, dalla, dal, dai vicini di avventura e dalle persone che sono per strada. Quindi assolutamente una pedalata non competitiva tutti assieme e eh, 55 km in grande tranquillità perché devono essere in grado di poterla fare tutti ecco sì devo dire noi eh, vi abbiamo superato in alcuni punti perché volevamo cercare proprio di eh, riprendervi al meglio e devo dire grazie a franco eh, che ha curato le fotografie ufficiali insieme alla a tutta la sua famiglia insomma devo dire è stato un bel momento che siamo riusciti ad organizzare bene ed è grazie a loro che anche le mie riprese insomma vi danno questa possibilità di vedere eh, tante cose importanti e quindi il, il mio ringraziamento va eh, davvero a, a Franco e a, e a tutti allora guarda che bello ecco, sì, ecco è una... infatti me le sto godendo anche io perché dalla macchina vedevo con uno specchietto retrovisore questo serpentone ma Avevo piacere appunto di vedere come era caratterizzato, è veramente spettacolare. Qua siamo a San Benigno, sul tratto che va a Bosco Nero, in un tratto di pista ciclabile chiusa al traffico. È una, una vecchia strada che viaggiava di fianco alla ferrovia, che è stata appunto chiusa al traffico veicolare e io la percorro, insomma, qualche uscita in bici che faccio. In questo caso qua avevamo pensato con Roberto di farci passare il raduno e adesso che vedo queste immagini mi mi ha veramente colpito, cioè cento e qualcosa persone sono veramente tante se pensi che tutte quelle sono tutte bici Joss eh, insomma direi a quelli lì che dicono ah sì, una volta c'erano, che evidentemente ci sono ancora, ecco <ride> ci sono, ce ne sono di tutti i tipi perché abbiamo visto Pazzesco. quelle veramente più classiche e tra l'altro anche i rispettivi proprietari eh, con, eh, con anche le divise dell'epoca ma ci sono ovviamente anche quelle più moderne con eh, il freno a disco quindi devo dire che eh, questo, questo è importante ecco qui vediamo Franco vi stavamo aspettando sì, un altro ehm, Fabri e sì, Frenchi si chiama Francesco ma è Franchi che se poi lo chiamiamo Franco tutta la sera poi dopo Va bene, non ci da va più, bene. ci viene a riprendere le foto. <ride> Qui è un altro passaggio importante, mm. si, si attraversano le, le realtà di questo territorio, qualche scorcio ovviamente anche eh, sulle, sulle bellezze, sull'architettura. Bosco nero. Bosconero, guarda qui, ecco qui. Vediamo Marco, vale. che saluta eh, perché l'abbiamo ripreso. Ecco, questa è un'altra bella immagine. La mettiamo a pieno schermo. Vi lasciamo proprio lo schermo pulito, così vi potete eh, rivedere tranquillamente. Nicolò dice: Con questo filmato sembriamo, sembriamo dei prof. Eh, grazie, grazie. Abbiamo cercato veramente eh, di, di darvi il massimo della visibilità. È il nostro modo per dirvi grazie. Per noi siete tutti importanti. Da qualunque parte del mondo veniate, e questo è importante. Visto anche il passaggio di Roberto Gamba. Marco, io ti, io ti chiedo che effetto ti fa perché io me li sono riviste un sacco di volte queste immagini. Ogni volta ri, rimango lì imbambolato davanti al monitor a guardare perché mi piacciono molto. No, Ma guarda, ero, ero molto curioso, ero molto curioso di vedere è bello perché, oltretutto, il gruppo è rappresentato da giovani, meno giovani, ragazze, tante, tante ragazze, mogli. Eh, il mio amico Andrea Rosada con la barba in ultima posizione che fa da Scopa, bellissimo, veramente, veramente bello. Complimenti per il video perché lo stavo proprio aspettando anche io. Questa sera sono partecipe un po' come sono partecipi i nostri amici, cioè, non ho preparato niente di, di nuovo da dire. Cioè, volevo godermi anche io questo video, concedetemelo perché è proprio una serata di, di un punto d'arrivo per me. Dopo che domenica sera era andato tutto bene, ho detto tutto quello che viene. Sarà sicuramente delle, saranno sicuramente delle belle cose da, da godersi. Io me lo sto godendo veramente come voi, è un bel proprio. E qui siamo in un altro momento importante, una location. Guardate, questo è il castello di Allié. Eh, che bello, che bello, bello dal vivo, bello nelle immagini. E qui, qui, qui giustamente indugiamo su un altro momento importante, è stata la, la sposta. Con il ristoro, ma insomma, il ristoro è davvero alla grande, è andato tutto a ruba nel giro di, di, di pochissimi istanti. Sì, sì, beh, il ristoro. Noi che siamo fan delle ciclostoriche, non può mancare. Cioè, diciamo che si va più per il ristoro. Di solito, la frase è 3.000 calorie bruciate, 5.000 calorie acquistate. Quindi diciamo che cerchiamo <ride> di mantenere quella media, almeno in questa domenica. Poi gli altri nelle loro gare competitive, no. Però sì, il ristoro al Castello di Agliè, ecco, anche qua dovrei ringraziare il sindaco, l'amministrazione comunale, perché si sono in una giornata complicata come quella del passaggio del Giro d'Italia si sono creati più che disponibili per farci fare questo evento. E il ristoro si sì, è sempre una parte molto importante, poi il Castello di Agliè, insomma, a residenza Savoia, sede di l'isa di Rivombrosa, delle riprese video, quindi insomma è una perla del nostro canavese che abbiamo a due passi da casa e magari uno non ci fa caso, però in, con questo ristoro abbiamo cercato un briciolo di far notare che, insomma, oltre la bici e il paesaggio, siamo veramente in un posto fantastico. Ecco, quest'anno direi occhio di riguardo anche un po', grazie a Roberto, al percorso perché per andare a Ivrea a vedere il giro d'Italia abbiamo fatto un percorso logicamente tutto dritto direzione Ivrea. Che non era affascinante come questo tipo di percorso che abbiamo fatto questa volta, quindi abbiamo, siamo riusciti a privilegiare anche il punto di vista paesaggistico, secondo me, quest'anno. Sì, devo dirti che eh, location straordinaria e molte persone che magari. Anche della zona, sapevano chiaramente del castello di Allier, però non c'erano mai andati in un contesto di questo genere o con la tranquillità che un contesto del genere ha creato. Per altri addirittura è stata una piacevole sorpresa. Ecco, credo che queste, queste inquadrature, queste angolazioni ci danno proprio idea della, della bellezza di, di quello che abbiamo, di quello che abbiamo vissuto eh, domenica e tutto fa come si suol dire eh, in, in una storia bellissima come quella del Raduno. Tra l'altro, spegniamo anche due parole sui vari modelli di biciclette perché credo che una, un, un repertorio così ampio, guarda qui dalla modernità del freno eh, a disco sino alla, alle bici, eh, diciamo eh, più datate. Si è visto veramente di tutto, qualche, qualche chicca a livello tecnico tra quelle che, che sentono. A livello tecnico, la bici più nuova, Daniele Manato, consegnata una settimana esatta prima del raduno, la bici più vecchia, Marco Tonelli, bicicletta JOS del 54, appartenuta a Ponzin, del vero Club Joss. Diciamo, queste aspetta, sono aspetta. le due. Marco ti interrompo, eccolo qui, Fons the Wolf, che è stato veramente straordinario, eh, non so quante fotografie ha fatto, ha firmato autografi perché poi c'erano anche i suoi poster autografati, ecco questo è stato un momento veramente di, di vicinanza eh, con tutti, guarda, guarda qui che bello. Sì, sì, bellissimo, vedi Fons, dobbiamo dire solo semplicemente grazie perché… Eh, era in vacanza a Napoli è venuto apposta per prendere parte alla festa, sempre con la sua ragazza, anche sempre molto carina, che viene in macchina con me tutte le volte. Quindi il fatto che un campione così si unisca a noi tutti gli anni e lo faccia veramente con piacere, cioè non lo fa per fare l'apparizione, ce cioè lo fa veramente con piacere e ha piacere di condividere con le persone parte della sua carriera di farsi questo giro. Abbiamo fatto anche delle battute quando siamo andati a vedere il Giro d'Italia, ho detto, Fons, l'hai mai visto il Giro d'Italia a te? E lui rideva. E poi gli ho detto, te lo immaginavi che un giorno saresti arrivato con una squadra come questi qua? E lui faceva, squadra male, squadra questa squadra male, squadra male. Cioè fa veramente ridere che un personaggio così che queste cose le ha viste da dentro abbia veramente voglia per la passione del ciclismo di stare qua con noi. Quindi per noi è veramente orgoglio, orgoglio, orgoglio. Senti, ma eh, un'altra cosa che mi ha stupito, la pizza, eh, credo che è sparita in un... Eh, la pizza so. è top perché mia mamma è pusher della pizza, perché infatti quando quest'anno l'ho detto che sarebbe andata Silvia al ristoro, ma ha detto che la pizza avrebbe dovuto prenderla lei in una panetteria Strambino che la fa apposta domenica mattina, quindi sì. Sì, siamo... Ti giuro ah. che mi sono girato un secondo e avevo visto, eh, avevo visto che c'erano, poi non, non c'era. Eh, stato ma il veramente... carboidrato serve, eh, eh, veramente dice, è... alla grande. Qui Marco qualche l'avrà mangiata questo visto? qua. L'avrà mangiata capito, tutta lui, l'avrà mangiata tutta questo qua, la pizza, quello di sì, che sì, parlava. Sì, sicuro, perché... sicuro, <ride> sicuro, sicuro. Secondo me, mm. sicuro. Eh, abbiamo visto anche Roberto Marrone, e, grazie Robby, insomma, eh, vederti qui, guarda anche i dettagli, eh, abbiamo indugiato perché anche sull'abbigliamento, sulle cose che, che hanno composto questo raduno, sui dettagli delle biciclette, ecco, signore, sì, signori, Sì, bello questo... è proprio anche questi, queste chicche, cioè chi da a metà tra la bicicletta moderna e il vintage, soluzioni particolari come abbiamo visto la bici di, di Dalvi, che mi sono permesso di premiare come bici più particolare, con un cucchiaino che tiene sul contachilometro inserito in una un'annata del vino, insomma, tutte robe molto particolari che i nostri clienti hanno il piacere di fare. Questo è Federico da Milano che fa una foto con Fons. Eh, e, eh, questo ragazzo che mangiava tutte le pizze eh, che hai detto esatto, è questo ragazzo che mangiava tutte le pizze, quest'altro ragazzo è Riccardo che lui è venuto invece con la, con la bici Joss da Ozzegna direttamente, eh, direttamente lì, quello là è Marco con quella maglietta scacchi che Marco Tonelli adesso... Marco Tonelli è... complimenti bichetta. perché facevo un gran caldo indossare quella maglia in una giornata così va ma Tonelli non ha maglie moderne lui ha, <ride> assolutamente solo quelle e tiene e tiene solo quelle quindi ecco questo è il cucchiaino che messo nella nella nata di vino vedi che senza volerlo il tuo occhio clinico l'ha ripreso <ride> <ride> esatto No, de devo sì. dire che mi, mi sono veramente divertito, è, è, è stato proprio bello. Difatti, ci sono tante immagini, tante inquadrature. Credo eh, davvero fatto con lo spirito di dire: ragazzi, 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 dovete essere contenti di essere qui con noi e di tenere anche questo, questo ricordo. Qui una, sono le biciclette di una, di una coppia, lui e lei con, con le biciclette Joss, sì, e qui è stato Monica. detto, vedi una Joss anche rossa allora fatto... Santo lo dice, lo sa questa bicicletta Joss rossa è stata riverniciata da un telaista in Germania piuttosto conosciuto, anche è verniciata bene ma lui ammette che si è riverniciata anche perché c'è l'adesivo Columbus riverniciato quindi no, il discorso di A, ah, però le facevate purtroppo non regge perché lui stesso lo ammette, la tiene così perché è parte della storia e io sono d'accordo però quella lì è diverso dal discorso del compact di Marco Tonelli che invece lì Parliamo di qualche anno dopo. Padre e figlio Scarparo di Volpiano, ottimo, ottimo acquisto degli ultimi, degli ultimi periodi. Che bello! E sai che anche un'altra cosa che mi ha colpito di questo raduno: padre e figlio, con le bici Joss Ecco, tramandare questo, questo discorso, questa passione, esattamente come partendo da Tolmino, poi con il papà Aldo, sì. e poi adesso con te. Ecco, io ho ritrovato questo passaggio emozionale importante anche eh, a livello di bici, mentre qui vediamo proprio tutti i dettagli di queste biciclette ed è davvero un grande, un grande spettacolo. Che dici? Sì, sì, bello, mi ha colpito molto il suo padre figlio, anche Volget che scriveva prima che è venuto col nipote, la famiglia Maccori dalla Valle d'Aosta con due figlie addirittura, ragazze che pedalano, c'è questo discorso di tradizione di famiglia che va, io mi ci rivedo molto ovviamente dal punto di vista del lavoro Ecco Daniel con Sergio. Solo so che si sono già sentiti perché Sergio era entusiasta dell'esperienza di Daniel. Ha trasmesso un sacco di cose quindi, Patrick, eh, Harry. E quindi, sì, molto molto bello anche questo tramandare tra padre e figlio è stato veramente bello. Bicicletta di Parecchini del professionista, super Rally, una super Rally con sterzo verde per la gioia di Aldo, che fortunatamente starà riposando a quest'ora. Ciao, foto Aldo, di gruppo veramente, veramente mitica, veramente bella, in que anche questa location fantastica. Guarda, ecco, questa è veramente, però grazie della collaborazione, perché mi ricordo quando vi ho detto ragazzi, ragazzi, rimanete lì un attimo, che dobbiamo fare proprio una panoramica su tutti, vi dovete vedere tutti dal primo all'ultimo e poi Umberto un, un Tale eh, ci sono... Ovviamente anche gli scatti fotografici ehm, di Franchi. Ecco qua, guarda, guarda qui davanti al, al castello di Allié con le braccia. Guarda, ecco, quello, quello è stato un momento bellissimo. Eh, intanto arrivano anche i complimenti per il video. Grazie Gerard. Marco. Grazie, grazie Gerard, grazie mille. Bello, sì, molto bello. Me lo sto godendo anch'io, come vi dicevo. E quindi grazie. Ho voluto fare questa sorpresa a Marco perché ho detto: No, non... Marco non lo deve vedere prima di andare in onda, si deve fidare ciecamente. E, e secondo sì, me sì, sarà lo facevo sicuramente, cosa. ma è proprio, è proprio una bellezza vederlo, proprio bello. Fantastico. Guarda, e poi il, il, il momento del liberi tutti dalla fotografia di gruppo e dal castello di Alliè, ma intanto stavamo preparando un altro momento importante di questa giornata, ah, sì, e anche sì. quella è stata. Una, una chicca incredibile però giustamente intanto indugiamo ancora un po' sulle bici che orgogliosamente i, i, i proprietari delle bici eh, ci hanno fatto vedere questa è un'altra bicicletta storica eh, importante sì bicicletta di Patrick Sercu del nostro amico ecco. Castelletto restaurata da noi capolavoro bella bellissima lui è poi anche un telaio via Roma ma la bici di Sercu è proprio bella guarda veramente rimaniamo ragazzi stiamo guardando allora eh, le ho riprese, le ho montate queste immagini, me le sto riguardando, ve l'ho detto, cioè io, io ancora sono, sono, sono dentro il, il raduno di quei momenti perché rivedendo eh, queste immagini dallo schermo davvero mi, mi, mi vengono in mente tutti i dettagli quando sono state girate. Qui cominciamo a, a spostarci, andare in direzione chilometro zero per il passaggio del, del Giro d'Italia. Sì. Intanto qui rivediamo anche un po' di... Messaggi che, che passano, Marco. Anche questo è un, un altro scorcio assolutamente importante. Sì, bello, qui... tra l'altro. Passaggio del giro, guarda. Questo, questo è stato secondo me uno spettacolo. Nello spettacolo, qui ci siamo posizionati. Eccoli qua. Anche qui ci sono. Tante immagini, bello vederlo in tv, ma dal vivo chiaramente è tutta un'altra cosa. Guarda, guarda anche la soddisfazione, i volti eh, dei nostri amici, come erano contenti di esserci in, in questo raduno. Sono veramente belle, belle, belle queste immagini. Sì, sì, le immagini sono belle, belle perché si vedono, si vedono volti sorridenti e rilassati e divertiti, che è la cosa principale, cioè la preoccupazione principale che uno ha, insomma, che, che le persone si divertano. Devo dire che le facce mi sembrano più che, più che soddisfatte. Ecco, io probabilmente quel giorno non le avevo viste abbastanza perché avevo altro cui pensare, ma rivederlo mi fa veramente tanto piacere. Eccoli qua, guarda. Poi tutte quelle maglie Brooklyn, eh, le maglie Joss, devo dire una coreografia incredibile. Tant'è che mentre noi ci stavamo posizionando era in corso la diretta di Rai Sport e, e, negli stessi momenti mentre noi eravamo lì a filmare, arrivavano tutti i messaggi: Vi ho visto, vi ho visto, perché siete in diretta e ovviamente le telecamere, eh, insomma, si sono trovati. Questo chilometro zero con una coreografia eh, veramente molto molto bella e gli stessi corridori che erano in testa alla corsa in un paio di occasioni eh, si sono addirittura voltati indietro non per guardare gli avversari, ve lo posso garantire, ma perché sono rimasti proprio stupiti da tutto quello che eh, c'era intorno. E qui intanto vediamo la carovana eh, che anticipa il, il giro e tra poco vedremo anche un, un passaggio della corsa. Marco. Ma sì, specie quando c'è il Giro d'Italia succede sempre qualcosa di particolare, specie tra le ammiraglie con i meccanici che sono sopra, che magari sono persone che si ricordano i De Vlami, che hanno qualche bicicletta giossa a casa, qualcuno passa sempre dal negozio durante il Giro d'Italia. Il sabato l'ammiraglia della francese Gios è praticamente fermata in corrispondenza dei corridori per vedere le biciclette. Quindi diciamo che, ovviamente, per le squadre che vengono dal nord Europa, dal Belgio dalla Francia, l'interesse per le biciclette Gios è particolare. Bellissimo, bellissimo passaggio Ora che be andavano velocissimi, ragazzi. Sono passati di fianco che, più di cioè, noi, sì, sì, no, ma la, la, la cosa eh, che. che... Dalla televisione non arriva, veramente vanno forte fortissimo. Cioè, quando è arrivato tutto il gruppo, eh, è veramente una, una grande emozione. Poi devo dire questo: allora, eh, l'elicottero che eh, sorvolava la nostra posizione, la diretta in corso, i corridori professionisti, il um, tutti gli amici e le amiche del, del raduno Joss Eravamo veramente tutti super gasati. Tant'è che dopo il chilometro zero lì è cambiata l'andatura, Marco. Eh? L'abbiamo visto sì. subito quando sono riprese le bici, ma dopo avremo qualche, qualche passaggio che, eh, che ce lo dirà. Però, insomma, cioè, arrivare dal castello di Aglie dopo pochi minuti, ritrovarsi in una situazione come questa, cioè, ma chi non sarebbe contento di vivere una cosa di, di questo tipo? Sì, sì, fantastico. Solo che dopo vedo già immagini della... Salitella subito nominata cima del diavolo come nella Coppa Cobran. <ride> <ride> eh, infatti, sì, non mi, non... Sono, mm, mi sono reso conto a farla con la macchina. Che, probabilmente qui qualcuno ha accusato: io ho dovuto accelerare per dare spazio dietro Che si è scaturita una piccola guarda qui, battaglia. Marco, guarda Alessandro, qui, davanti, Zecchino comunque, è partito, eh, sì, sì. Alessandro, eh, Zecchino è partito. Poi io guardavo nello specchietto subito, visto che c'era jacek poi ho visto un 2B, Castelli e Guglielmetti. Subito davanti, qui ci sarà Simone Colombo. Ho detto: voglio proprio vedere adesso chi sia la gioca questa, questa salita, e comunque, ragazzi, vanno forte, comunque. Perché sì, sì, ma... sono andati, sono andati forte davanti. Sì. Di, di fatti, la cosa che, che mi ha sorpreso, cioè abituato nel pezzo prima, eravamo tutti belli tranquilli, eccetera, eccetera, ma veramente dopo il passaggio del Giro d'Italia, ripresa la bicicletta, visto questo, questo strappo, bello anche coreograficamente, nel senso che parlo come immagini, poi chiaramente pedalarlo, insomma, tutto il rispetto per. Per chiunque l'ha dovuto eh, affrontare, però devo dire che l'andatura si è eh, notevolmente scaldata. Si è scaldata. Sì, sì. Ecco, esatto. Quindi questo è stato il, il passaggio. Però ve l'abbiamo detto, le immagini le abbiamo riservate veramente per tutti. Perché questa non è una gara, questo è un momento di condivisione di passione vera con chi ha una bici Joss, qualunque essa sia. Ed, ed è quello lo spirito con cui anche in, in questo momento abbiamo voluto sottolineare ehm, il, il passaggio attraverso immagini che come vedete sono dedicate a tutti, eh, indipendentemente dal, dall'andatura. Ci piaceva eh, questa cosa. Intanto Paolo ci scrive, mi è spiaciuto molto non esserci, veramente spettacolare, complimenti. Paolo, hai già sentito che il 2023... Insomma, adesso abbiamo appena chiuso quello del, del 2022, però il 2023, ecco, vediamo la prossima volta. Insomma, ci, ci auguriamo tutti quanti di poterti, eh, di poterti vedere insieme a noi per vivere questa, questa bella giornata. Però grazie per i complimenti e grazie per averci iscritto. L'abbiamo nominato Simone Colombo, quelli là davanti mi hanno tirato il collo. Beh, eh, tra tutti non so... Come è, com è andata? Tu Marco, hai, hai qualche riferimento? No, no, Simone era davanti. Diciamo che i primi quattro gli hanno un po' tirato il collo perché erano quei quattro teste di serie, ma Simone si è difeso, si è difeso molto bene. Lo vedevo lì, però eh, è normale, ognuno va poi su del suo passo. Però, nonostante non sia competitivo, quando c'era la salita, lo spirito del corridore che vede quello di fianco che parte è, è, è venuto fuori anche qua. Ecco. Sì, sì, ma assolutamente. Tra l'altro, guarda, eh, il, il territorio, credo questo, questo giro, forse um, anche come varietà eh, di sì. percorso, ha dato un po' spunto a tutti di potersi esprimere dai, dai tratti più pianeggianti, a questi comunque con, con un po' di salita. Insomma, eh, con dei passaggi eh, particolari. Quindi, come dire. Avete cercato di, di accontentare un, un po' tutti, no? Eh, sì, che sì, erano questa presenti. calcola anche che è un'area naturalistica, che è nominata Le Pianezze, vicino a Via Alfred, eh, dove fanno anche il festival Ap Apolide Festival e fanno il Gran Baltrad, che fino a qualche anno fa, Covid permettendo, era uno dei festival di balli occitani, ma veramente a livello europeo. Quindi è una zona veramente turistica e molto bella dal punto di vista paesaggistico, con anche delle sculture rupestre, delle robe molto antiche e quindi passare di qui era sicuramente bello, poi sto strappetto nel primo pezzo aveva una sorta di, di muretto a secco di fianco che ricordava molto le fiandre, quindi diciamo che nel raduno ci siamo sentiti di doverlo mettere. Ecco qua Giambore dal Belgio con la maglia come Marco Tonelli. Sì, sì, infatti ho visto che c'è Roberto Gamba una... che recupera. Sì, eh, sì, avrò ma... dovuto aspettare qualcuno. Sì, ma, ma poi guarda un'altra cosa bella eh, eh, che, che mi ha fatto particolarmente piacere. Qualcuno ha avuto qualche problema chiaramente con la foratura piuttosto che magari con la, la pressione dei pneumatici. Ecco, questo lo devo dire anche per, per Roberto, eh, che è stato veramente sempre attento sempre presente con eh, con tutto il coordinamento mh, de, della parte logistica ecco l'ho visto anche ritornare eh, dare una mano ad un amico perché lui aveva la eh, eh sì. pompa per poter gonfiare le cose ecco sono tante piccole cose che quel, quella macchina inizio gara fine gara e in mezzo chi controlla tutto ecco ti fa capire che veramente c'è un'organizzazione ti, ti senti parte di questo gruppo, no? indipendentemente che tu possa avere un problema o no, ma sai che qualcuno a te pensa. Ed è un'altra un cosa importante che chi ha partecipato al raduno ha potuto vivere eh, direttamente, Marco. Sì, sì, è importantissimo, ve lo dico sempre, tutto questo è grazie a queste persone che mi danno una mano, anche per esempio il mio amico Stefano ha accompagnato un'altra persona direttamente a Montalenga senza dover fare questa salita perché a metà non se la sentiva di farlo. Quindi sì, sì, assolutamente, ecco, il raduno non è... Non è come, anche sono addirittura delle ciclo storiche, che pronti via, tutti si spargono e non si sa più che fine si fa. Cioè, qua è tutti assieme e uno aiuta l'altro, quindi assolutamente sono d'accordo con quello che hai detto e grazie ancora a tutti quelli che mi hanno dato una mano a fare questo. Allora, siccome abbiamo visto eh, la musetta, il pacco gara e le cose, anche qui particolarmente apprezzato, devo dire, allora facciamo anche un cenno un ringraziamento perché eh, in quel pacco gara sono state date... Tante cosine interessanti. Facciamo un riepilogo anche di, di quel momento, così rimane il, il pacco gara del 2022 anche in questo eh, filmato sì. post, post evento. Diciamo che beh, prerogativa del pacco gara, come tutti gli anni, è una bottiglia dedicata all'evento. Quindi ringraziamo Marco Tonelli che tramite la cascina dove lavora, cascina Alberta, eh, ha fatto questa bottiglia di vino personalizzata che, insomma, secondo me è la cosa più bella da bere ma è anche il ricordo più bello. Poi ovviamente il pranzo, una serie di gadget offerti da Campagnolo, Deda, Veloflex che mi hanno dato veramente una grossa una grossa mano e poi quest'anno mi permetto di, aver, di dire anche che ho fatto un numero telaio bellissimo che è da, da collezione che è, insomma con, el, con la nostra vecchia grafica di quella famosa pubblicità che facevamo davanti a Via Cogna con il cane che saltava la bicicletta e col, con l'immagine di Via Cogna dietro, ecco, il numero della bicicletta secondo me è anche una bella cosa che le persone a casa poi possono ritagliare, abbiamo visto post in questi giorni con, i, con i, gli amici che mettevano le foto di tutti i numeri, cento quinto raduno, Giosandato, insomma, mi sembra anche un bel gadget da collezionare. Quell'immagine del cane che salta: non lo so, la vedo un'immagine che sarà degli anni '70, così futuristica, che, che sono contento di averla usata adesso, proprio in quest'anno. Ecco qui, qui avete notato la velocità ancora. Eh? Questo è il tratto del Cavalcavia di cui parlavamo prima, dove ho visto far... guarda, guarda, qui, veramente dopo la, la, la salita, poi tutti si sono ripresi, devo dire, alla grande e, e menare, esatto. qui, eh? guarda, guardali, guardali come vanno. Abbiamo visto anche il passaggio di, di Iazze che è in mezzo al, al gruppo. Beh, Marco, ha fatto bene questo chilometro zero da tenere presente anche per le esatto. prossime volte, se, esatto, se questi sì. sono i risultati. Assolutamente sì, assolutamente sì, perché da lì c'è stato un po' di euforia. È stato poi difficile fermare il gruppo. Mi ricordo sulla strada di arrivo, San Benigno, Foglizzo erano tutti piuttosto gasati. Ecco qua la contentezza ecco. di Aldo bella bellissima. Io, io queste immagini. veramente eh, ho, ho davanti questa immagine non solo perché l'ho ripresa, ma, ma, ma proprio Aldo quant'era. Contento quando li vedeva Li ha aspettati tutti a quella rotonda come se fossero i suoi figli. I, io ho avuto proprio questa, eh, questa bellissima. Bello, sensazione. bello sì. Io non avevo avuto il piacere di vederla. A mia zia Natalina, la sorella di mia mamma. E eh, non avevo avuto il piacere di vederla questa cosa qua. Ma bellissima la faccia del papà: veramente contento, mi, mi fa molto piacere. Ti ringrazio per aver catturato questo momento che poi, alla fine. Io in, questi, in queste giornate poi mi vado a perdere perché logicamente sono attento ad altre cose, ma mi ha fatto proprio piacere vedere queste, queste immagini. Grazie davvero. È, è bello, è, bisogna cercare attraverso questi mezzi proprio di, di cogliere no? I, i tanti momenti. Eccolo qui, Jacek, che abbiamo visto anche Silvia. È, è, Spendiamo le due parole, ecco qui Giussi con, con Gabriele. Dicevo, spendiamo le due parole anche per, um, per Silvia, per, per la mamma. Insomma, tutte le persone che ah, poi vabbè, anche certo, a livello sì, familiare sì. sono state parte integrante di, di tutto questo. Di, diciamo pure, pure hanno sopportato. <ride> eh Sì, <ride> perché comunque... Eh, sì, vabbè, diciamo che a tratti le situazioni non sono facilissime, la stanchezza è tanta, la tensione è tanta, le cose da fare sono tantissime, quindi diciamo... Più che dire grazie per l'aiuto e eh, per il supporto, a loro non possiamo dire altro. Ecco. Che bello, guarda, guarda qui, davvero, davvero straordinario. E questo è il momento dove insomma ci avviciniamo poi alla grande, al grande finale con, con la premiazione, insomma, tutto quello che eh, abbiamo fatto per, per vivere davvero questo, questo momento del raduno 2022. Marco, bello, eh. bellissimo, ti ringrazio Fabrizio per aver colto quei momenti che ovviamente io dalla macchina non ho potuto cogliere, soprattutto veramente sono stato molto emozionato a vedere questa faccia di mio papà, le vedo le sue espressioni della contentezza, ecco, quella è una faccia da eroica, di quando arrivano le persone all'eroica che dicono guarda, sono fatto 200 km e come andava bene la bicicletta, quello che gli ha messo la medaglia al collo dell'eroica, ecco, sono cose che dico anche con un filo di emozione perché... Ecco, valgono il sacrificio di, di questi periodi di, di fatica per organizzare una cosa del genere? Quella faccia lì mi ha fatto valere il sacrificio di questa cosa. Quindi, grazie davvero a te di averla accolta e aver, di avermela mostrata questa sera così in anteprima che non avevo visto. Bellissimo, guardala qua! Veramente sì, bella, bellissimo, molto bella. Guarda, la teniamo, la teniamo lì un attimo perché, perché secondo me, eh, ci sta tutto. E, e poi Aldo se la, si rivedrà questa, questa sì, puntata sì. domani. domani la tutto. prima cosa che faremo: mi dirà: Allora, cosa andate <ride> ieri sera? Lo, lo guardano quella roba lì. Mi dirà: Sì, sì, sì <ride> lo guardano, <ride> quando lo mi lo dirà guardo. così, gli, gli farò vedere questa cosa qua. Questo pezzo qua, bello, molto bello. Guarda, eccolo qui che, che lo rivediamo, guardalo, ecco, rivediamo il pezzo anche con, con i comandi del replay, delle cose fa niente, ma quando si colgono queste cose è bello rivederle così. Ecco, tra l'altro questo ragazzo qua, Norberto, è un ragazzo che lavora da Perfetti e ha delle biciclette che vengono da un vecchio camionista della Perfetti, molto belle, è una storia che si è legata anche a noi ultimamente, mi ha telefonato e mi ha fatto vedere le sue biciclette. E... Belle, tutte storie che si intrecciano, veramente che ne avremo da raccontare per una vita, bellissima. Guarda, poi qui quando ci scrivono Felicissimo Peraldo, eh, guarda, questo è il, è il bello eh, di questa cosa, il, il messaggio, guarda qui, allora un, un attimo solo, eh, perché adesso scriveteci ragazzi, perché. Passiamo in rassegna eh, tutti i messaggi, li vogliamo, li vogliamo leggere, vogliamo sentire tutto il vostro affetto. Siete una famiglia meravigliosa, ci, ci scrive Iazze. Che intanto, guarda, io farei una, una cosa di questo tipo, perché perdonatemi, magari c'è qualche mezza pausa in più ma fa niente, guarda il bello secondo me vorrei ritenere un attimo eh, quel, quell'immagine di Aldo mentre noi leggiamo i commenti che voi scrivete perché secondo me è un, è un altro momento assolutamente bello eh, che va condiviso e, e ci deve essere, una serata eh, come questa è assolutamente il passaggio eccolo qua, così, eh, così la teniamo e, e rimane lì Luca, grazie di tutto eh, ragazzi, ah, sì, ringraziamo noi Luca che ci ha dato una mano nella macchina nella macchina scopa quest'anno grandissimo grandissimo intervento di Luca, esperto di protezione civile. Quindi ottimo, ottimo, diciamo che il team cresce ogni anno si scoprono persone nuove che ti possono dare una mano, sempre disponibili. Quindi, grazie a te, Luca. Jacqueline, abbiamo visto, thank you for a great weekend, e poi ancora, guarda qui Daniel, bellissima immagine eh, di Aldo. Ecco, questa, questa è l'immagine che vogliamo tenere eh, così in sovraimpressione con noi in, in questo raduno. In, in questa immagine che è stata colta veramente al volo, ma vi ha, vi ha aspettato e, e, ed, è stato, ed è stato così. Eh, Maurizio, affiora un po' di, di commozione, è vero. Ecco, questo, no, non questo non, secondo sì. me. Il segreto del, del raduno è che non è solo un insieme di, di persone che hanno la stessa bicicletta. Qui è, è, è sì, proprio sì. qualcosa che, che senti oltre. Marco. Sì, sì, beh, per me è così, la commozione è tanta. Considera che questa cosa del raduno nasce nel 2013 perché degli olandesi una volta mi hanno detto, ah, sai, domenica ci troviamo, siamo 10-12 o con le Jos e facciamo un giro, solo biciclette Jos io che sono... Un po fanatico anche dei raduni dei maggiorini dei raduni delle vespe ho detto potremmo provare a fare una roba del genere e l'emozione vedere dopo sono passati quasi dieci anni cosa è diventato questo avvenimento ovviamente l'emozione cioè adesso volevo leggere questo commento di Giazze ma ce lo leggerai Dai, tu, perché... tu in diretta che me lo voglio godere ah, okay. io mentre lo leggi vai vai la cosa più bella è avere successo rimanendo se stessi siete fonte di ispirazione mi avete fatto crescere come uomo prima ancora che come ciclista semplicemente grazie Vabbè, questo diciamo che è come si direbbe sentire una frase così da Vabbè, che noi siamo una, una splendida famiglia, ma direi che la famiglia del ciclismo anche con Iazze che è come eravamo con suo papà probabilmente era una famiglia unica perché da due parole dette eh, subito si è creato il feeling. Ecco, quindi sicuramente quello lo dico Possiamo scambiarci esperienze, crescere come ciclista. Non siamo certo noi che lo facciamo crescere, cioè lui col suo impegno e la sua passione. Che poi si possa crescere come uomo grazie a queste esperienze, per me è sicuramente così. E se lo è anche per qualcun altro, sono, sono veramente felice. Grazie davvero delle belle parole. E grazie a tutti quelli che stanno commentando in, in questa nostra serata. Una, una, una giornata veramente, una giornata veramente straordinaria e, e chi l'ha vissuta insieme a noi passo passo eh, non può che, che cogliere tutti questi aspetti perché veramente eh, sono delle giornate che escono una meraviglia e, e così sono. Allora, rivediamo qualche pezzo. Sì, questo serpentone, questo serpentone è pazzesco, veramente tanti, tanti, tanti. Mamma mia. Marco, eh, devo, e poi sono contento che sono riuscito a farti questa sorpresa, perché rivedendolo qui da, da no, spettatore... No, ottimo, guarda, da... è proprio più bello perché io, cioè, tanto voglio dire, ognuno sa fare bene quello che sa fare e io mi fidavo ciecamente, però è anche per me è stata un'emozione poterla vedere così, perché se no l'avrei già visto e questa roba sarebbe un riraccontare cose che ho già visto, ma davvero penso si sia visto quando Maurizio ha scritto un filo di emozione, vedere... Insomma, quel sorriso, quella faccia lì, o vedere davvero le immagini del castello di Egliè, com'era da fuori, perché visto da dentro, è molto molto bello. Grazie davvero di, di queste belle immagini. Poi sono anche orgoglioso perché ce ne sono veramente tanti. Ce ne tanti. sono veramente tanti. Cioè, e mamma quindi, mia, ci sta tutto. Senti allora. A questo punto l'appuntamento per il 2023, ma rimarrà più o meno la stessa data, possiamo dire qualcosa? Ma la data, il periodo è molto bello questo perché c'è il Giro d'Italia, però posso già dire che in descrizione dicono che ci sarà qualche tappa in Piemonte del Tour de France a luglio, quindi chi può dirlo? Non, non, lo, so, non lo so, secondo me è presto per capire, è presto per vedere come sarà il prossimo anno, però diciamo che sì, di solito ci concentriamo su maggio, quest'anno graziati anche dal clima. Eh, più o meno sì, ma tanto chi ci segue su questi canali avrà sicuramente aggiornamenti. Assolutamente. Diego, grazie mille, è stato il primo raduno Joss e mi ha dato tanta emozione. Noi siamo contenti di, di, di questa tua prima eh, esperienza nel raduno, la prima di una lunga serie, quindi naturalmente eh, noi ti aspettiamo a braccia aperte anche per le prossime edizioni. Continuiamo a leggere i vostri messaggi perché vogliamo proprio goderci tutti insieme eh, questo momento. Paolo, Giggio, Grandi, grazie, grazie davvero. Poi Simone, tra le tante foto della giornata ne ho una con Aldo. Bellissima che conserverò come un fantastico ricordo. I nostri sorrisi dicono tutto, Marco. Sì, tu me vedi il papà. Tutti me l'ha mandata anche a me, infatti, gliel'ho fatta vedere anche al papà. È bella, bella, quella ha fatto una foto. Simone veramente bellissima. Anzi, l'avrà fatta Valeria perché Simone è nella foto. Ma bello bello il fatto di condividere con noi questo momento per noi è veramente importante. Marco, per me poter avere la fortuna di andare ogni volta che voglio a trovarli e vedere Aldo e Marco mi fa evadere da tutti i pensieri che si possono avere. È un luogo eh, sacro. Questo Marco Tonelli, grazie, mm. grazie davvero perché state scrivendo delle cose bellissime, eh, ognuno portando la propria esperienza, il proprio modo di sentire le emozioni. Ecco, credo che, che questo, come, come vi ho detto domenica, poi a casa, anche se ci divide in questo momento mm. lo schermo. Eh, arriva sempre tutto, le emozioni vere non, non filtrano. Quello che sentite in sottofondo è, è otto. il... Otto, è, è otto. allora... Hai della finito? famiglia Josh ed, ed, ed è bella questa cosa perché chi ha già avuto modo di, di conoscerlo però lo sentite in sottofondo e sì. anche Stas stasera anche lo sapevate oddio. ho detto che me la volevo godere anche io quindi mi sono messo a casa anche perché non volevo lasciarlo da solo e quindi siamo un po' meno professionali del solito poi riporteremo con puntate tecniche però voi capirete anche il mio desiderio di godermi una serata del genere questa sera in compagnia di questo Quale un attimo voleva, voleva dire la sua probabilmente dal punto di vista del ristoro di Aliè, perché avrà visto le immagini? Ma... <ride> guarda, guarda cosa scrive Gerard. 8 8 <ride> Poi, magari riusciamo a fare la chiusura con lui che te lo porti su. Eh, è possibile, un attimo. adesso te e, lo e, ho detto un lo po'. Vediamo. Quando è la chiusura, lo chiamo. Deve essere però guarda, chiusura, guarda... perché sennò non lo togliamo più esatto facciamo proprio quindi rimanete manca poco ma chiuderemo esatto. così Daniel contento di sentire Otto grande Otto Gios guarda qui vedi ci sono già Mi i do. follower di Otto Gios esatto bellissimo. esatto fenomeno questa cosa qua allora mentre rivediamo un po' di, di immagini e, e ci siamo così le, le, le rivediamo qui allora però eh, Daniele guarda fa, fammelo leggere un attimo questo messaggio lo allora blocchiamo un secondo le immagini Io volevo fare i complimenti per la professionalità del montaggio video grazie a Fabrizio e complimenti a Marco che dopo le premiazioni del raduno e dopo tutto il lavoro, il lavoro ha avuto ancora la disponibilità di fare delle regolazioni a qualche bicicletta compresa la mia Ecco, questa, questa è stata un'altra cosa Marco che ti va riconosciuta sì, sì. chiedo perché... scusa nei giorni del raduno è un po' un casino per me perché logicamente arrivano tutti e coincide con cambiare catena, cambiare gomme, cambiare cose quindi un pochettino vado avanti poi arriva un attimo che mi intuppo poi però la domenica sera qualcuno è rimasto e allora qualche lavoretto l'abbiamo ancora fatto, tra cui anche Daniele ha avuto la pazienza di aspettare, quindi mi sembra il minimo, mi chiedo scusa se, se c'è un pochettino da pazientare, ma sono giorni che logicamente arrivano 100 biciclette tutte insieme, magari qualcuno ha qualcosa da fare, quindi è un pochettino difficile gestire, però ecco, ce la metto veramente tutto per andare avanti il più possibile, insomma quello di Daniele l'abbiamo fatto insieme ad altre nel dopo raduno, ecco. Sì, però guarda, io mh, quando ti ho visto dopo una giornata che, insomma, a, a, alla fine poi tutta la stanchezza si accumula di tutta la fase organizzativa e poi il, il finale di tutto. Ecco, io quando ti ho visto veramente ancora in officina così disponibile ho detto, veramente, grande Marco perché non è una cosa da tutti e, e veramente ah, mi, mi ha lasciato stupito. N non sorpreso perché, perché sei veramente sì, una, sì, beh, un certo. sì, grande sì, sì, beh. ragazzo, però... Però veramente non, non era così scontato in una giornata come questa. Insomma, è, è, è la differenza di far parte della, della famiglia Joss Allora noi ci avviciniamo alla conclusione di questo appuntamento. Vi abbiamo promesso il grande finale con uh, il nostro otto che è entrato da, da poco a far parte della, della famiglia Joss e, e, e con queste immagini del castello di Aglie e del Raduno, vogliamo, vogliamo anche concludere, allora, facciamo una cosa, andiamo. A, a pieno schermo, ecco, va, va bene anche così, dai, ce la, ce la facciamo perché il finale del blu di Famiglia deve essere anche questo particolare. Allora, Otto, riusciamo a. Otto? A... Vieni, Otto, eh, Otto dai, vieni, ragazzi, il momento di Otto, vieni, vieni, vediamo. Vieni, vieni Otto, vieni, vieni. Questo è il Vieni, vieni. Vieni, su, vieni. Vieni su. Vieni, vai, viene, vai. vai vieni che ce eh, aspetta, 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 aspetta. È vieni, bello. Otto. Secondo vieni, me, attendiamo. Ecco guarda, ah. guarda la pallina. Vieni, hai coricato con la pancia all'aria per una volta che deve venire a rompere le palle, dai, su, otto. dai. dai otto. Vieni. Lo viviamo vieni. in diretta. Secondo dai, me, vieni, adesso vieni, sarebbe il colmo. Non riuscire per una volta che puoi. Non c'è neanche Silvia, puoi sedere sul divano. Per una volta che si poteva fare, <ride> sì, allora, okay. dai, otto. Dai, otto. Dai, otto. Dai, otto. Dai. Intanto su, io leggo mentre lui ci prova a far salire Otto da... vicino a lui Luigi è stato fantastico ritrovare tanti amici e fare nuove amicizie, grazie Joss e grazie a te Luigi per questo messaggio per avercelo scritto guarda, secondo me adesso ce la facciamo guarda guarda, che ce la, ce la facciamo vieni Eccolo dai vieni vieni, eccoci qua, oh, è un momento storico, veramente... oh, momento ragazzi, storico, andiamo a pieno schermo, Dai, vai, vai, a pieno schermo. Eh. e questo è vai. Otto, che il cane re della diretta, <ride> re della diretta, ecco ecco ecco, ecco. Eccolo, qua. eccolo qua, guardalo, eccolo qua. oh, oh qua, guarda lì. ciao lì. fatti vedere, ecco. fatti vedere, <ride> allora, starà dicendo questo è diventato matto, prima mi fa stare giù tutto il tempo, poi adesso mi fa stare su, eh, adesso la pagheremo, così. perché gli abbiamo dato l'ok ok per salire sul divano, adesso saremo e, fregati. Sì. Ecco, esatto. il blu esatto. Di e anche bravo, questo Otto, momento bravissimo. in una serata bravo, bravo. super speciale. Marco, che dire, questa ri rimarrà Bello. veramente... Una gran un storia chicca del, del nostro ecco, della ci, 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 ci ha preso gusto ci ha preso gusto guarda guarda, guarda. Boh, abbiamo creato un, 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 uno spiacevole inizio abbiamo creato proprio <ride> ecco ecco Otto, hai fatto casino sta, dai, hai abbiamo, fatto abbiamo. casino ti do il tempo casino. di riposizionarti Marco hai fatto casino stai preoccup... fermo non ti preoccupare possiamo riandare da qui dai dai ma sì dai proviamo, tanto si sarà un po' mosso ma non importa Ma vai questo allora Mm. Guarda, un altro messaggio. Eh, ho fatto dav eh, davvero amici, grande, grandi persone dimenticabili eh, come Sergio, Luigi, Gabriele, Daniele e anche Otto che, che abbiamo visto. Guarda, qui arriva, arrivano tutti i messaggi. Harry, grazie. Grazie, Otto. Marco Tonelli, no, adesso vedi quando ritorna. A Siria. Esatto. <ride> La è serata passare, esatto. Siamo finiti male, veramente. Sì. Ci, dove, ci doveva essere un grande finale con qual qualcosa, che eh, è stata una bella serata con tante immagini. Speriamo davvero, ehm, insomma, re resti oltre il ricordo della nostra diretta tutto quello che, che avete vissuto e che. Potrete sicuramente rivivere anche nella prossima edizione del 2023. Quindi, un invito per coloro che sono venuti a ritornare nel 2023, a coloro che non sono potuti essere presenti, anche a malincuore, di esserci la prossima volta con qualcuno in più. Questo è il, il passaggio che, che vogliamo fare. Marco, a te la, la chiusura: i saluti finali per, per questa puntata numero 32 del Blue Di Famiglia, 32 mesi dopo dalla prima puntata. Ecco, questo è quello che vi abbiamo proposto. Sì. Dico che ho vissuto una puntata per me speciale, un po' come il coronamento di un lungo periodo di sacrificio e si è visto anche insomma, dalla, dalla mia atteggiamento molto più rilassato, però era qualcosa che volevo condividere con voi perché logicamente il giorno del raduno si fa fatica a condividere tutte le emozioni e ho voluto farlo questa sera. E dire ringrazio tutti è una cosa che dico veramente sempre però davvero tutto questo è possibile logicamente perché noi ci siamo ma è possibile perché tutti partecipano e quindi questa grande partecipazione di quest'anno mi ha dato ancora più forza per continuare su questa su questa strada quindi me la sono davvero goduta e grazie a te Fabrizio per questo bel video che ho visto così in anteprima e grazie per non avermelo fatto vedere prima bello 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 Grazie, Gabriele, guarda qui, messaggio, qualsiasi parola non sarebbe appropriata per descrivere due giornate uniche che mi hanno permesso di conoscere persone e amici con valori assoluti, trascorrendo ore semplicemente fantastiche, un grazie di cuore a tutti, grazie Fabri e naturalmente Marco e Aldo, insieme alle vostre metà, siete immensi, grazie, 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 Marco. Grazie Gabriele, Beh, Gabriele è veramente sempre trovare delle parole veramente toccanti, Guarda, ci, ci vediamo spesso, parliamo spesso e no, mi fa capire il suo fatto della scelta della bicicletta, di tutte le cose che stanno dietro, mi racconta degli aneddoti, dei legami che lui trova con il nostro marchio, quindi grazie davvero dell'aiuto, diciamo, fisico, come oggi che mi ha andato a prendere tutti i cartelli prima che me li rubassero tutti, quindi quello molto importante, ma anche di questi messaggi, dell'aiuto morale nel far capire che i valori che cerchiamo di trasmettere... Alla fine al pubblico arrivano. Quindi grazie davvero Gabriele. Marco Tonelli, mi avete tenuto compagnia da questo posto caldo come un forno buona serata e grazie Eh Marco, però grazie anche a te che ci hai seguito ancora una volta con grande passione, sei stato ospite anche dei nostri appuntamenti, però insomma eh, ci sono tante cose che, che ci hanno unito e eh, davvero lo spirito del, del blu di famiglia che abbiamo visto anche in, in questa occasione nel, nel raduno JOS eh, 2022 eh, intanto Posso permettere di fare anche un ringraziamento ulteriore a Jacek per, per, per il messaggio che è appena arrivato, che non vedete qui, però grazie, grazie. Un saluto anche ad Elena, grazie, grazie davvero. Santo, guarda qui i ringraziamenti, ma li passiamo. Sapete perché? Eh, perché questa sera è proprio una serata di quelle super speciali. Un raduno che, che ha davvero il, il suo perché importante. Grazie ragazzi, ci si vede a pedalare sulle montagne piemontesi appena possibile. E Gian Piero che saluta Marco. Allora, chiudiamo questa, questa puntata. Con queste premesse non possiamo che augurarci un 2023 ancora più interessante, ancora più ricco, ancora più, ancora più blu. Perché questo è il, il passaggio conoscendo ehm, quello che vi aspetta. E vi possiamo garantire, questo ve lo, ve lo possiamo dire, perché già un pezzo... Di lavoro l'abbiamo fatto, è vero Marco. Questo lo possiamo dire, un pezzo di lavoro con questi presupposti qua. Vi dico che ce ne saranno delle belle. Non so, è una sensazione strana perché uno arriva qua e poi dice: Beh, adesso tutto quello che si poteva fare av avranno fatto questi due qua. Tutto quello che potevano fare, fa no, ragazzi. Abbiamo già fatto un altro pezzo e più tutte le novità che ci sono, insomma, ce ne saranno delle belle. Sarà un'estate calda, ecco. Sì, vi possiamo dire che non sono, ma, ma lo sapete nello stile Josh quando ve lo diciamo, non è perché dobbiamo dirlo per forza, ma veramente ieri abbiamo eh, vissuto una giornata importante che abbiamo ripreso, filmato, che vedrete. Vi possiamo solo dire questo, quindi non è un qualcosa che forse succederà. No, no, adesso si passerà alla, alla post produzione di quello che, eh, che abbiamo registrato. Ehm, Sicuramente, come ha detto Marco, faremo un qualcosa che vi diciamo già, ehm, abbiamo fatto un qualcosa che mentre eravamo presenti a registrare, ci rendevamo conto sempre di più che, che era un qualcosa di assolutamente importante. Ci siamo posti il problema parlando con Marco, di come presentarvelo nel modo migliore, eh, nel modo più appassionato possibile, perché sono uscite delle cose davvero belle, belle, belle. E non riguarda un modello di bicicletta. Quindi ve lo dico, per quanto arriveranno anche quelli e anche lì vi stupiremo, ma questa sarà una cosa particolare. Se una puntata come questa che avete visto vi ha emozionato, quella che vi stiamo preparando riuscirà ad andare ancora oltre il bello che avete visto questa sera. Questo ve lo possiamo eh, già dire assolutamente. Bene, gli ultimi messaggi poi, poi chiudiamo, però è, è giusto così, è una festa che va... Assolutamente eh, condivisa. Eh, Maurizio, grazie per la bella giornata. Complimenti per il video molto emozionante. A presto e buone pedalate a tutti su Bici Joss. Grazie, eh, Maurizio. Eh, Roberto, Marco era gasatissimo mentre ve lo raccontava. Ed è vero, veramente, insomma, ci sono, ci sono cose belle. Finiamo qui alle 21.46. In, in questa serata bella, emozionante, particolare, ricca di tante cose. Insomma, eh, un, un post-raduno che alla fine è un pezzo di quel raduno che, che è rimasto e che rimarrà qui, che potrete rivedere, che potrete ricondividere. E sappiamo che molte persone poi ci rivedono anche a distanza di tempo. Sappiamo che per molti, ce l'avete scritto nei messaggi che arrivano ehm, nella nella nostra chat ci riguardate anche magari nei momenti dove rifate degli allenamenti dove magari sono quelle serate che siete liberi belli tranquilli andate a rivedere magari anche puntate di un anno due tre fa insomma ecco questa è un'altra puntata assolutamente da rivedere anche a distanza di tempo Marco grazie grazie di cuore grazie a te Fabrizio grazie a te perché ci tieni tutti uniti con la tua voce grazie davvero grazie buona serata a tutti ci vediamo alla prossima puntata del blu di famiglia e come vi ha detto Marco continuate a seguirci perché le emozioni vi seguiranno sempre con grande passione. Buona serata a tutti e sempre viva il blu. Joss Torino. Ciao, grazie. Ciao.